Ha suscitato scalpore la notizia del buco di 11 milioni di euro in capo a Carlo Bramezza, direttore generale dell'ULS 7. Anziana muore soffocata dal fumo nell'appartamento dove viveva con il marito, lui è gravissimo. CGIL sul piede di guerra sul futuro dei dipendenti della BB di Marostica, chiedono l'intervento delle istituzioni. Scuola Mazzini torna alla carica Bassano per tutti, sabato 5 marzo un flash mob per sensibilizzare la città. Ennesimo atto vandalico in città, comparse svastiche lungo la nuova scalinata del Ponte Nuovo. Da oggi decade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e da stasera riaprono le discoteche. Il consorzio di bonifica Brenta preoccupato per la siccità ormai conclamata. La crisi dell'alterna PAC di San Pietro in Gù, si è riunito a Venezia il tavolo convocato dalla regione. La produzione del latte tiene, ma il prezzo al litro pagato agli allevatori è molto basso, molte aziende chiuderanno. Buonasera telespettatori, edizione serale di Bassano TG, avete sentito la notizia del buco di 11 milioni di euro in capo a Carlo Bramezza, direttore generale dell'ULS 7, oggetto anche di un procedimento di liquidazione del patrimonio disposto dalla sezione fallimentare della Tribunale di Treviso, ha suscitato scalpore e sconcerto. L'eco della notizia che vede l'attuale guida dell'ULS 7, Carlo Bramezza, oggetto di un procedimento di liquidazione del patrimonio disposto dalla sezione fallimentare del Tribunale di Treviso, ha suscitato scalpore. Il collegio giudicante ha espressamente sentenziato che Carlo Bramezza non è stato in grado di far fronte ai debiti maturati, al punto da avere creato un buco di quasi 11 milioni di euro. Negli atti si fa esplicitamente riferimento a un rilevante e insuperabile squilibrio economico imputabile al fatto che Carlo Bramezza ha rilasciato garanzie personali per debiti di due società di capitali di cui era socio. Investimenti nel ramo immobiliare che sono andati a finire male, ma che nel frattempo lo avevano portato a garantire per oltre 5 milioni di euro a favore di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SPA in data 14 maggio 2008 e per altri 5 milioni di euro a favore della Cassa di Risparmio del Veneto in data 21 marzo 2012. Oggi i debitori sono cambiati. La gran parte dei debiti, 5 milioni e mezzo di euro, sono nei confronti della Nuova Frontiera SPV e della concessionaria di Banca Intesa San Paolo, denominata Penelope, per gli altri 5 milioni di euro. Appalti, lottizzazioni, ristrutturazioni e gestione di immobili pubblici e privati. In quest'ambito gli investimenti garantiti da Carlo Bramezza sono stati un flop, portando il giudice fallimentare a dare esecuzione al procedimento di liquidazione del patrimonio. Ecco che Bramezza, su ordine del Tribunale, ha dovuto mettere a disposizione tutti i propri beni per far fronte a quel cratere di debiti scavato da una gestione di affari e investimenti fallimentari. Pignorato un quinto dello stipendio, così come la sua abitazione, venduto forzatamente all'asta un appartamento per la cifra di 101.000 euro e poi pignorato anche l'arredamento, divani, mobili, televisori, tappeti e quadri. Finite nel calderone dei beni messi a disposizione del giudice anche le quote di partecipazione in società estere. Ora il dibattito dalle aule del tribunale si è spostato sulla bocca dei cittadini, degli utenti, dei pazienti dell'ULS 7 che da tempo masticano amaro. È opportuno che il direttore Carlo Bramezza rimanga alla guida dell'azienda ospedaliera della Pedemontana? Ovviamente i nostri microfoni sono aperti a tutti, cominciando proprio dal direttore Bramezza. Fumo in appartamento di una coppia anziana questa mattina a Bassano. Lei muore soffocata, gravissime le condizioni del marito, 82enne. Vani sono stati i tentativi di rianimazione da parte del personale del SUEM 118.
È morta soffocata dal fumo questa mattina alle 9.30 in via Magnasco 18 a Bassano del Grappa. Si tratta di Erta Baggio, 78 anni, residente nella palazzina di proprietà del comune di Bassano, dove viveva con il marito 82enne. La coppia, che si trovava in camera da letto, ha perso coscienza a causa del malfunzionamento di una stufetta elettrica per cortocircuito. Ad accorgersi del fumo in appartamento è stata la vicina di casa, che ha allertato subito uno dei figli della coppia, il quale, una volta giunto sul luogo, ha sfondato la porta dell'appartamento e chiamato i vigili del fuoco e il SUEM del 118. L'anziano è stato stabilizzato dai sanitari e al momento si trova al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Padova in prognosi riservata, mentre l'anziana, la quale presentava forti difficoltà motorie e disabilità, è stata a lungo rianimata sul posto dal personale sanitario in collaborazione con i vigili del fuoco e poi trasferita in ospedale a Bassano, dove successivamente è deceduta. Sono ancora in corso accertamenti da parte dei tecnici vigili del fuoco e del personale del nucleo investigativo antincendio territoriale. E in serata i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ribalta, Van Brenta, in località San Nazario, per spegnere un rogo divampato in una palazzina. A prendere fuoco una canna fumaria. Le fiamme si sono propagate al tetto in legno e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Siamo ora alle tematiche sindacali nel prossimo servizio. La CGIL sul piede di guerra sul futuro dei dipendenti dell'ABB di Marostica. Chiedono l'intervento delle istituzioni. Caso ABB di Marostica, c'è un acquirente, la società Artitech di Romano De Zelino. Verrebbe da dire buone notizie, ma di buono c'è gran poco. Sul piede di guerra i sindacati, che lanciano un appello alle istituzioni perché convochino un tavolo con l'imprenditore che dovrebbe salvaguardare i posti di lavoro. Abbiamo bisogno di rassicurazioni. Rassicurazioni date dal fatto che si chiedono ai lavoratori standard, di raggiungere degli standard quantitativi e qualitativi che i lavoratori stessi dicono di non poter raggiungere, dato da la manutenzione che non avviene ormai dagli ultimi anni, gli impianti che sono obsoleti, alcuni in fine vita, e ci sono questioni che ci preoccupano a livello di sicurezza. A questo si aggiunge che dei 100 lavoratori occupati nell'azienda, solo a 10 di questi sarà garantito il posto, a condizioni che però alla Filctem CGL non stanno bene. Abbiamo tutta una serie di incertezze e non certezze. La BB rifiuta di farci incontrare il nuovo imprenditore, ma la cosa più grave è che ha consegnato due lettere, una di impegno all'assunzione ad Artitech, che è il nuovo imprenditore, dimettendosi da ABB. Quindi ABB scarica i lavoratori con una dimissione. In più un'altra lettera che libera ABB da qualsiasi azione legale che i lavoratori potessero intraprendere con ABB stesso. I lavoratori, come si legge anche nella lettera che hanno ricevuto in queste ore, scade l'ultimatum per la firma. I lavoratori ovviamente non hanno nessuna intenzione di firmare le lettere di impegno proprio perché vogliono e ci hanno chiesto queste rassicurazioni. E non vogliamo spade di Damocle sulla testa, per cui i lavoratori vengono minacciati: o firmi o non riceverai nulla di quello che sarà l'incentivo previsto per il resto dei lavoratori. Sulla scuola Mazzini torna alla carica Bassano per tutti, criticando le non risposte date in consiglio dagli amministratori e invitando la città ad un confronto sul tema. Non ci piace assolutamente la superficialità con cui questa giunta comunale sta trattando il problema della scuola Mazzini e della scuola Vitorelli, e non ci sono piaciute nemmeno le risposte superficiali dell'assessore Scotton. Lapidaria la consigliera di Bassano per tutti Erika Fontana, dopo che le opposizioni compatte hanno portato nell'ultimo consiglio comunale la richiesta di avere formali chiarimenti sul futuro della scuola Mazzini. L'assessore continua a rispondere a queste richieste di chiarificazioni, e dimostrando di non avere assolutamente un'idea chiara, lui e molto probabilmente anche il resto della giunta, su
sulle scuole nel bassanese, su come dovrebbero essere, e non considera assolutamente che un centro storico non può rimanere senza scuole. Bassano per tutti prosegue la sua battaglia a tutela della Mazzini e di riflesso della media Vittorelli, che oggi ospita gli alunni dell'ex elementare, coinvolgendo tutta la città. Invitiamo tutti i cittadini e tutte le cittadine che hanno a cuore queste due scuole e il centro storico a venire davanti alla scuola Mazzini sabato 5 marzo alle ore 15:30. Avremo modo di confrontarci e di sentire tutte le possibili soluzioni che questa città vuole dare alle proprie scuole. E parliamo dell'ennesimo atto vandalico in città. Sono comparse simbologie naziste come svastiche nella scalinata del Ponte Nuovo e lungo il percorso pedonale che porta in via Bastion. A pochi passi dal Ponte Vecchio, qui sotto il Ponte Nuovo, ci avete segnalato l'ennesimo atto vandalico in città. Come vedete sono comparsi simboli molto molto eloquenti. Due svastiche, una bianca e una nera, simbologie naziste disegnate con la vernice spray. Un atto vandalico imperdonabile per i cittadini bassanesi, ma soprattutto un gesto di stupidità e ignoranza che l'amministrazione comunale dovrebbe prendersi carico di cancellare il prima possibile. Ennesimo sfregio in uno dei simboli della città e i cittadini richiedono l'immediato intervento dell'amministrazione. E da oggi decade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, eppure a Bassano sono ancora in tanti ad averla. All'aria aperta tutti senza mascherina. Da oggi infatti decade l'obbligo di utilizzare la mascherina all'aperto, ma bisognerà comunque indossarla in caso di assembramenti o quando non possibile il distanziamento. Una decisione da parte del governo che porta con sé un sapore ormai lontano, quello della vecchia e cara normalità. Ci sentiamo a disagio perché siamo abituati con la mascherina. Allora, il primo giorno ci sembra di non essere in regola, ma va bene così. L'ho in tasca, quando si va dentro ai negozi o al bar bisogna metterla, quindi va bene, poco alla volta, chissà che tolgano tutto, ecco, che ci lasciano un po' più libertà. Ma ancora tante, anzi tantissime le persone che ancora la utilizzano. Da oggi non è più obbligatorio l'utilizzo della mascherina all'aperto, però vedo che voi ce l'avete ancora. Sì, una cautela direi doverosa, una prudenza magari eccessiva, ma ritengo che non essendo ancora totalmente usciti da questa situazione di emergenza sia più prudente tenerla indossata. Ormai fa parte un po' di noi stessi, delle nostre abitudini, del nostro fare quotidiano. D'altronde, dopo due anni che si ha questa abitudine, rientra un po' nel nostro DNA. Mi sono avvicinata allo stand lì e giustamente comunque avvicinandosi ad altre persone ritengo opportuno che sia comunque necessaria la mascherina anche se siamo all'aperto. E un altro passo verso il ritorno alla normalità è la riapertura delle discoteche, uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia. L'orizzonte verso la normalità sembra sempre più vicino. Da questa sera si riaccende la musica, riaprono le discoteche. Da stasera sembrerebbe che tutta la movida possa tornare a fare quello che in passato si faceva con delle limitazioni, ma dovremmo appunto tornare perché appunto è scaduta la proroga dei 10 giorni che dal 31 gennaio è arrivata ad oggi e quindi c'è questo via libera. Un via libera però solo a metà. Sarà per il 75% all'aperto della capienza, ma in questo periodo nella nostra zona è grandura, e il 50% al chiuso, con l'obbligo di mascherina ovunque tranne in pista, una cosa un po' particolare, un po' strana, ma comunque cercheremo di farla rispettare. Molti ancora i dubbi sul come rispettare le regole per questa nuova riapertura. L'unica certezza è che non tutti, dopo due anni di stop, riusciranno a tornare a far ballare le persone in pista a causa dei costi sempre più faticosi da sostenere. Come si fa? Investendo su risorse umane, facendo controlli e perlomeno si può tornare a lavorare, quindi lo si fa, zitti e buoni come cantano i Maneskin a proposito di musica, e si fa così. E il consorzio di bonifica Brenta è molto preoccupato per la siccità ormai conclamata che rischia di penalizzare il mantenimento di flussi minimi della rete idrica. I cambiamenti climatici stanno sempre mettendo più in difficoltà il mondo agricolo e i consorzi di bonifica. Particolarmente quest'anno vediamo da un paio di mesi che non piove.
siccità ormai conclamata e sono forti le preoccupazioni dei vertici del consorzio Bonifica Brenta. Da quasi 4 mesi non piove e i timori crescono per il mantenimento dei flussi minimi nella capillare rete idraulica che irradia il territorio. Ci mette particolarmente in apprensione la mancanza di neve in montagna che in estate serve per avere l'acqua a disposizione per l'irrigazione e non solo. La quota del bacino del Corlo, che rappresenta il principale invaso montano e indispensabile riserva per il consorzio, è scesa di oltre 8 metri, in quanto la scorta di neve in quota è molto minore rispetto a quella presente nello stesso periodo del 2021. Il consorzio sta facendo la sua parte con la trasformazione dell'irrigazione, sicuramente stiamo mettendo in campo un risparmio d'acqua importante. L'altro tema è che il consorzio è sensibile, è la ricarica della falda. Il consorzio da tempo ha avvertito il rischio del cambiamento climatico e sottoposto all'attenzione la necessità di realizzare opere compensative per risparmiare l'acqua. Abbiamo già messo in campo 16 ettari di ricarica della falda che ci permette di infiltrare oltre 16 milioni di metri cubi d'acqua nel sottosuolo. L'altro tema importante che stiamo portando avanti vedendo è quello di riuscire a avere una scorta d'acqua costruendo nuovi bacini che ci permettono di sopperire quando ci sono queste siccità. Ed ora altre notizie dal territorio in breve. A Rossano Veneto si terrà la presentazione del libro La pallina Faganella, sabato 19 febbraio dalle ore 16 nella sala conferenza della Biblioteca Civica Giulio Cisco. Un'occasione speciale per i bambini e le famiglie che si intratterranno con letture animate e attività di disegno. A Cartigliano si tengono corsi di lingue e culture inglese e spagnola in presenza tutti i mercoledì in biblioteca. I corsi inizieranno dalle 19 fino alle 21. A Tezze sul Brenta, dal 27 febbraio al 19 marzo, la Hall del Municipio diventa spazio per l'arte e verranno esposte le opere dell'artista Primo Lago. Il titolo della mostra è Colori e Natura. A Romano d'Ezzelino il Comune invita i cittadini che sono in cerca di lavoro e necessitano un orientamento per una riqualificazione professionale di recarsi allo sportello Informa Lavoro per ottenere informazioni, strumenti e consulenze che possano aiutarli nella loro ricerca. Il servizio è gratuito. A Lusiana Conco la Biblioteca Civica del Paese informa i cittadini sugli ultimi acquisti attraverso consigli di lettura online. In più offre la possibilità a ciascun cittadino di fare nuove proposte di lettura attraverso il link sulla pagina Facebook del Comune. E apriamo con la crisi dell'Alternapac. Si è riunito a Venezia il tavolo convocato dalla regione e il presidente Zaia dice l'obiettivo è la tutela produttiva e occupazionale. 91 lavoratori a rischio, un'azienda che potrebbe chiudere i battenti in modo definitivo. Si è aperto in regione il tavolo anticrisi per la Alternapac, azienda specializzata nella produzione di imballaggi di San Pietro in Gù. Al tavolo l'assessore regionale Elena Donazzan, una rappresentanza dell'azienda con i propri consulenti, i sindacati e il sindaco Paolo Polati. Nell'incontro l'azienda ha presentato le difficoltà del sito produttivo senza chiudere le porte al dialogo, con l'obiettivo di tutelare l'occupazione attraverso la ricerca di possibili acquirenti. Il tavolo tornerà a incontrarsi il prossimo 17 febbraio. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha garantito il massimo impegno per la tutela dei posti di lavoro. È necessario che non venga abbandonato il sito produttivo, perché perdere un'azienda significa impoverire un territorio ed è esattamente ciò che vogliamo evitare per il bene di tutti. Parliamo ora degli allevamenti di mucche da latte. La produzione tiene, come ha annunciato Veneto Agricoltura pochi giorni fa, ma se il prezzo al litro pagato agli allevatori resterà così basso, molte aziende chiuderanno.
36,5 centesimi al litro senza l'IVA. È il prezzo medio al quale è stato pagato il latte agli allevatori veneti nel 2021. Una somma sostanzialmente invariata, ma che è una delle cause del calo del numero degli allevamenti, sceso a 2.800. La quotazione del latte alla stalla l'anno scorso è stata inferiore ai costi di produzione, soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi degli alimenti e dell'energia. Il rischio è veramente che questa volta le stalle chiudano, anche perché lei ha detto un prezzo basso e io le dico che i costi aumenteranno. Quindi vuol dire che o troviamo dei sistemi per pagare di più il ciclo del latte o le stalle chiuderanno. Una delle soluzioni è quella che accennavo, qualità del prodotto, trasformazione del prodotto e aumentare la produzione lorda del prodotto stesso. Non vendere ad esempio formaggi scadenti ma formaggi di alta qualità, e la gente in questo modo ha voglia dell'alta qualità. Dobbiamo migliorare anche la filiera del latte. 21.15 Focus, con il nostro direttore questa sera ci saranno Paolo Benvenu, Fabrizio Boronna, Settimo Gottardo, Luca Lendaro, Giovanni Battista Mestriner, Rosa Poloni, Angela Silvestrini e Massimo Venturato. In chiusura di telegiornale, come sempre, vediamo le previsioni del tempo di domani. Ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona serata.